Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Eleonora Giorgi, ospite del programma Estate in diretta, ha toccato un argomento delicato: il tumore al pancreas che l'ha colpita. La terribile diagnosi è arrivata nel mese di ottobre 2023 e già a marzo 2024 ha affrontato il primo intervento. Dopo 6 mesi di chemioterapia, si sta ora preparando a un nuovo ciclo di terapie. In vista di possibili effetti collaterali, come la caduta dei capelli, l'attrice ha preso una decisione importante: tingere la sua chioma. Ora che sono molto malata, ho bisogno di bontà. Se una persona deve uscire di scena, deve farlo con bontà. Ho un nuovo look di capelli. Mi vedi i capelli meno folti? Dopo 6 mesi di chemio, non cadevano. Adesso ho cambiato chemio e ora pare che potrebbero cadere. Quindi mi sono fatta bionda e ho detto, se mi devono cadere i capelli, che mi cadano da bionda. Sono andata e ho detto, fammi bionda, ha raccontato Eleonora Giorgi. Non è certo che la nuova chemioterapia le faccia perdere i capelli, ma l'attrice ha comunque trovato una soluzione, insieme al suo hairstylist. In vista del matrimonio di suo figlio Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, Eleonora ha già pensato a come affrontare la situazione. Adesso devono cadere e io sto preparando dei cerchietti con la frangia, ha ammesso. Le nozze, originariamente previste per ottobre, sono state anticipate a luglio 2024 su richiesta degli sposi. Eleonora Giorgi affronta la sua battaglia con coraggio e determinazione, dimostrando una forza d'animo ammirevole.